vieni qua, vieni qua. Teschio maledetto, capitano maledetto scoperto. Parlami, bell'uomo. Parla davvero. Che bello. È la cosa più bella che abbiamo visto in un videogioco. Cioè, mi sono ritrovato a cominciare un nuovo episodio di Sea of Thieves e pensavo di ripartire da dove c'è stato il checkpoint. Pensavo che sarebbe ripartito da lì il gioco, ma a quanto pare si riparte dall'isola del marinaio e io devo riattraversare tutta l'avventura. Però scegliendo la missione mi è comparso capitolo 2. Quindi probabilmente adesso, se attraverserò il canale che porta verso l'isola dei non morti, lì il mondo del traghettatore, oltre i confini del mare, teoricamente dovrei ripartire da lì. Ma mi fa davvero strano, cioè mi aspettavo di essere ripartito da lì. Comunque, ehi hey, gente, è questo, e vi do il benvenuto con una nuovissima puntata di Sea of Thieves. Siamo nella missione strana, particolare, vita da pirata, che teoricamente dovrebbe arricchirci con innumerevoli tesori. Però, sempre che non riusciamo a sopravvivere fino alla fine della storia e raccontare le van nostre gesta. Questo perché, se ricordate, nell'episodio precedente abbiamo trovato del... No, rifatto tutto da capo. Questo mi fa davvero strano come cosa. Il pappagallo, sì. Dead Man Tell No Tales dovrebbe dire adesso, tipo. Dead Man! No, perché riparte da capo? No, questo non va bene. Però il fucile, ho l'archibucio. Pollo! 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 Oh sì, io ho quello che punto. A gingilli e monete, a quello che punto. Ai trinkets and coins. Forza, quando è che arriverò? E comunque, l'unica cosa che ho cambiato rispetto all'episodio precedente, non ho più preso il brigantino, ma ho preso la sloop, ovviamente perché sono da solo nell'equipaggio, quindi non ha senso che io prenda una nave troppo grande. Però è strano, cioè, aspetta, forse devo equipaggiare qualcosa. Fammi vedere Q, missioni, il libro. No, il libro è vuoto. Ah no, non è vuoto. Ok. No, fino alla pagina 9 dovrebbe arrivare. Eh sì, sempre lì siamo, strano. E mostro il libro sacro. Guarda, guarda che bei disegni. Guarda. No, gli ne frega niente. È troppo impegnato con la sua lanterna. E vediamo, vediamo la lanterna invece che è fuoco, eh? Fuoco normale. Ah, anche io una lanterna. Ah, è un faro quello. Infatti sto guardando, che è questa luce? È un faro. Salve, buon uomo, posso sparare al faro? Certo che posso sparare al faro, ed è quello che farò. Ah, ma sono... Ah, è tipo un fucile a pompa. Vedete che sparano molti più colpi. Quindi suppongo che da vicino, ravvicinato, sparando ravvicinato, si fanno tanti danni, ma da lontano non è un'arma molto... Ok. A differenza del cecchino, magari, che... Moschetto del marinaio, archibugio. Effettivamente un archibugio è tipo una specie di prototipo del fucile a pompa, ovviamente a singolo colpo. La pistola del marinaio, normale. Il moschetto del marinaio, vediamo com'è sto moschetto. Il mirino non mi piace. Eh sì, è davvero brutto sta cosa del mirino. No, non è che chiedo che ci sia un puntino o qualcosa, però è che non mi piace il fatto che miri. Vorrei, preferirei, come dire, una mira da pistola. Non si può ravvicinare di più. Preferirei una mira da pistola senza mirino. Suppongo che faccia molti più danni rispetto alla pistola. Oppure faccia gli stessi danni, solo che la discesa del proiettile è molto più debole. Intanto prendiamo il fucile e l'archibugio da marinaio, dai. Siamo quasi arrivati. Spero che magari riattraversando il secondo portale ripartirò da lì. Oh, eccomi qua. E sto andando verso, oltre i confini del mare, con la mia sloop, niente più brigantino. Beh, la mia vela è un po', diciamo, il mio timone è un po' virato verso destra. Infatti la mia nave se ne sta andando a sinistra. Non credo che riuscirò ad attraversare il portale senza schiantarmi contro gli scogli. Oh, è ritornato normale. Si è riaggiustato da solo. Perfetto. Dimmi che riparto da lì, dai. Oh, mannaggia a te, Tasi, mi devo rifare tutto. Strani lidi, eh sì, questo è il primo capitolo. Ero al capitolo 2, su Ino. Cosa sto sbagliando? Devo rifarmi tutta l'avventura da così, completa, senza dover tornare indietro? Trova la statua dello spettro sulla spiaggia. Ah! Trova la statua dello spettro. Ok, statua dello spettro. Mi ricordo dov'era, mi ricordo dov'era. Allora, cerchiamo di evitare questo scoglio. Prima di tutto giriamo un po' a sinistra. Mi ero già schiantato nella puntata precedente contro questo scoglio. No, contro la spiaggia invece. Comunque, mi ero già schiantato nell'episodio precedente.
E adesso vi farò vedere una cosa fighissima. Ve l'ho già fatto vedere un episodio fa. No, due episodi fa. E sarebbe questa virata. Leggetta l'ancora. E gira tutto a bordo. Gira tutto. Così torniamo, diciamo, abbiamo fatto... Riaggiustiamo la nave come piace a noi. Adesso col volante possiamo girare un po' di più. Ok, adesso è pronta per salpare. Forse sarebbe meglio ritirare la leva. La vela. Ritiriamo un pochino la vela. Che bel sistema di carrucole comunque. Ok, ora siamo pronti a ripartire con la nostra avventura. E ha detto che devo trovare la statua dello spettro per ripartire da dove sono arrivato. La statua dello spettro mi pare fosse all'inizio della caverna. Proprio all'entrata della caverna mi ricordo che c'era una statua. Mi ricordo benissimo. Era di qua. Sì, mi ricordo che tipo ho attraversato uno scheletro di una nave. Eccolo qua. Ehi, bello. Usa la statua dello spettro per riprendere la tua storia assurda. Forza. No, riprendi la mia storia assurda. E vai. Oddio, pensavo di dovermi rifare quella mezz'ora da capo. Dove sono? Oh sì, è vero, ho trovato la città maledetta, se vi ricordate. Maledetta più o meno. Maledetto io che l'ho trovata. E rischio il mio collo. Allora, questa città maledetta dove teoricamente c'era della gente molto fantasmagorica. Ok, prendiamo la fiamma. Come prendo la fiamma, scusami? Devo mettere qui una fiamma. Ah no, si accende anche con la fiamma normale. Ok, e poi comparivano dei fantasmi che girando quella manovella, quella specie di coso, aprivano il cancello e io potevo proseguire verso la mia avventura. Però quella nave lì è proprio una nave da NPC. Oh, il faro si è acceso. Adesso me ne sono accorto. Ecco il faro. Perché sta tremando? Perché stai tremando, Frank? Ho paura? Sto tremando, Capitan Baffetto. Io sono il Capitan Baffetto, ovviamente. E sapete bene perché. Non c'è un modo per mostrare il mio faccino? Comunque sono Capitan Baffetto. Cosa c'è qua dentro? Prendiamo tutto. Così abbiamo da mangiare. Ricordo il presentimento che ci saranno dei fantasmi qui. Fantasmi, scheletri, zumba, qualcosa di pronto a farmi del male. Qui non posso interagire. Qui non posso interagire. Qui palla di cannone, perché no? Qui palla incatenata. Queste si usavano ai tempi or sono per tagliare i tronchi degli alberi. Le vele praticamente per limitare il movimento di una nave. Tanta roba. Un'altra palla di cannone. Beh, io spero di trovare dei tesori più che palle di cannone. Però ci accontentiamo, no? Suppongo. Bomba esplosiva. Perché no? Cosa fa? C'è scritto non da d'urto che fa spiccare al volo i pirati. Funziona anche sulle navi. Quindi possiamo dare fuoco alle navi con questa. Oh! Yo-ho-ho! La vita da pirata fa per me. Sì, finché non vieni... finisci affogato oppure... impiccato per i crimini che hai commesso. Oh! Cosa andrei per cambiare prospettiva? Dove sei? Capitano maledetto? Sei qua dentro? Oh! Chi è che sta parlando? Che cavolo è che sta parlando? Sei là dentro? Non come quei diavoli rabbiosi che mi hanno derubato e imprigionato quassù. Oh sì, è lassù. La mia stessa ciurma. Un mucchio di infide carogne. Arr, ma non è così che si fa conversazione. Sali quassù e abbassa la gabbia. Vedrai che ne varrà la pena. Va bene. Mi fiderò. Mi fido dei fantasmi. Specialmente se parlano con Arr, liberami. In quel caso, capitano, la mia simpatia. Aiuterò liberandola. Allora, com'è che posso fare? Beh, è un inizio decisamente, ma appena cominciato. Dici? Da quando è che sei appeso là? Come salgo lassù? Mantieni la rotta e vedi se non riesci a raggiungerlo. Io aspetto qui. Come faccio a raggiungerlo sto coso? Zumba, lì. Devo andare di là, ok, forse ho capito. Ma attenzione dove metti i piedi. Non vorrei che arruzzolassi e mi abbandonassi qui. Forse devo scendere qua dentro. Oh sì, ho capito.
Allora, ah, bella lanterna, fantasmino. Posso sparare sott'acqua? Sì, perché mi ricordo che quel pirata leggendario che mi ha ucciso mi ha sparato sott'acqua. Quindi teoricamente si può sparare sott'acqua. Ma si vede che i proiettili non viaggiano. Siamo negati? Cavolo, non si vede niente da qui. Arrivo, arrivo, fantasma, sei troppo agitato. Che devo fare? Non posso passare di qua? Oh! Forse devo sparare a questo? No! Non ci si abbassa in questo gioco? Come ci si abbassa in questo gioco? Eh vabbè, ho fatto meglio saltando. No! Ma allora sono coglione, sono. Ma allora sono coglione. Mannaggia a te, Tasi. Devo rifarmi tutto, perché sono un cretino, sono. O forse no! O forse no! Allora, che devo fare? Dammi un'idea, Frank. Di qua? Oh, sì. Giusto. Altro oro! No, no, c'è dell'oro là. C'è dell'oro lì. Guardate quanto oro. Guardate quanto oro. No, serve una chiave per sbloccarlo. Ah, mannaggia a te. Passa, muoviti. Apri barile. Che cosa c'è qua dentro? Niente di buono. Poi da qui? Come si arriva? Dove devo andare? Ragazzi, non è facile. Eccoti. Pensavo che avessi finito per perderti o farti intrappolare per l'eternità. No, quello sei tu. Io devo andare. Beh, non hai fortuna. Da qua, da qua. Oh, ecco una carrucola. Ah, una carrucola quella. No, no, devo alzare questo. Premendo S, ok. Poi salterò da un ponte all'altro. Ho capito. Ho capito. Ho capito. Ok. Ah! Non cadere, non cadere. Per favore, non cadere. Oh. No, riuscirò ad attraversarlo. Stai zitto. Ecco qua. Ok. Quindi devo avvicinare queste due così, più o meno, suppongo. Poi salto da qui. Poi salto qui. Ah, ce l'ho fatta. Oh. Oh, quanto room. No, no, voglio quel room. No, ho sette di grog. Quello non è room, è grog. I pirati avevano il grog. Allora, devo liberare questo coso parlante, decisamente troppo logorroico per me. Ah. Ah, no, no, no. Oh, sono ancora vivo. Ah, ma è un teschio parlante. Come faccio ad aprirti? Eh no, purtroppo no. Speravo che la caduta potesse aprire le sbarre. Ma sembra che avrò bisogno di un altro favore. Dove la trovo la chiave? Se riesci a dare la caccia alla mia ciurma ribelle e trovare la chiave della mia gabbia. Beh, una volta che sarò libero potremmo anche concludere un affare. Sono d'accordo. Sì, 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 sì. Ah, quindi è sulla nave. Sulla nave, sti bastardi. Ah, la taverna. Ok. Proviamo la taverna. Questo è l'aspetto di una taverna, secondo voi, gente? Oh, sì! È una taverna, l'ho trovata al volo. Yo, ho, ho, la vita da pirata fa per me. Beh, alcuni di loro sembrano essere rimasti qui per sempre, insieme a te. Solo che non parlano così tanto, per fortuna. No, non posso tagliarli. No, posso usare il portello? Ora trovo la chiave. Ah no, non ho nascosto la chiave. Oh, carrucola. Che fa? Oh, qua, 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 qua. Ho capito, ho capito, ho capito. Quella cosa che sta luccicando probabilmente è una chiave. Eccola qui. Chiave della gabbia. Cos'è? Ah, sta russando. Io non posso raccoglierla? Ah, ok. Chiave della gabbia scoperta. Sì, continuate a cantare voi col vostro concerto, traditori che non siete altro. Hai trovato la chiave! È certo che l'ho trovata. Bel teschietto. Ma sai che saremmo riusciti a far passare la tua testa attraverso... attraverso... buchi? And make sure your hands are clean. I don't want fingerprints all over me skull. Vai zitto, scemo. Vieni qua.
Vieni qua, teschio maledetto. Capitano maledetto scoperto. Parlami, bell'uomo. Parla davvero. Che bello. È la cosa più bella che abbiamo visto in un videogioco. Oh Gesù, è bellissima sta cosa. Ora ci aspetta un lungo viaggio e devo ancora rimettermi in piedi. Con quali piedi? Quindi tu cammina e io penso a parlare. Perfetto. È bellissima sta cosa. Oh. No, sono incuriosito dalla tua nave. Il fatto è che non posso correre con il teschio in mano per qualche motivo. No, riprendi. Dividi e conquista, un buon piano. Ah, vado alla tua nave, capitano. Parlami, teschio. Dimmi una barzelletta. Che bel dente d'oro, tra l'altro. Adoro sto gioco, lo adoro. Però un po' di combattimento mozzafiato non farebbe male. Oh, quanto oro. Oh no, per entrare là dentro cosa devo fare? Oh, è questo il tuo corpo? Questo è il tuo corpo? No. No, non è il tuo corpo. Che devo fare io? Qui? Lo so, ragazzo, ma non so che fare. Devo accendere qua? No? Non ho più pallida idea di che cosa debba fare. Allora, proseguiamo. Dai, tanto questa è l'unica strada che posso seguire. Andiamo di qua. Seguiamo loro. Come si suol dire. Oh sì. Seguendo loro probabilmente arriverò da qualche parte. C'è qualcosa di sgradevole sotto i piedi? Tipo? Ah, ho calpestato una cacca. Ok, ecco cosa intendevo. Adesso? Cosa? Mi devi dare degli indizi? Che devo fare? Capitan Baffetto è confuso. Allora? Scheletro! Aiutami! C'è qualcosa... Ah, no, devo scavare. Cosa intende? Ho capito. No. Ehi, zitto! Sa questo che intendeva? No? Mi ha detto che c'è qualcosa di sgradevole sotto i piedi. Oh, raccogli le larve. No, le larve ed io abbiamo un brutto trascorso. Un trascorso di vomito. Oh, ecco come si sale. Ecco come... Ah, dobbiamo... Mannaggia a te, grazie, dopo un'ora me l'hai detto. Devo raggiungere il faro, a quanto pare. Ce n'hai messo di tempo per dirmelo. Il faro devo raggiungere, ok. Andiamo al faro. Ma vabbè che pure io ci sarei potuto arrivare. Però potevi anche dirmelo prima che dovevo raggiungere il faro. Suino! Teschio di un suino. Tu, parlami. Parlami. Ah. Forse non sono il pirata di un tempo. Ah! Sono caduto. So che mi sentite, brutti codardi. Lasciate perdere ciò che state facendo. E mettete in ordine quel ponte. Dobbiamo prendere un traghetto. Allora? Che devo fare? Oh! I fantasmi lo ascoltano. Incredibile. È incredibile. Vai, racconta. Venire nel mare dei dannati è stata una coincidenza fortuita. Perché stavamo fuggendo dai nostri nemici con la stiva piena del loro bottino. A un certo punto la mia ciurma ha iniziato a lamentarsi perché volevo tornare nel mondo dei vivi. Ma avrei preferito restare con i miei tesori per l'eternità, invece di rischiare di perderli in mare. Quindi? Sono mutinati contro di te e ti hanno deciso di staccarti la testa? E questo che è successo? Ma perché chiuderti solo la testa dentro quel gabbiotto? Potevano rinchiudere tutto il tuo corpo, non credi? Cosa gli hai fatto per farli arrabbiare così tanto? Potevano anche seppellirti, darti una degna sepoltura. Che cosa hai combinato per farli arrabbiare così tanto? Eh? Piratino! Capitano, che hai combinato? Oh! Questo vecchio posto mi ricorda la notte in cui ho fatto fuori la fiamma. Sì, e anche il guardiano del faro. Devo assicurarmi che il traghettatore non sarebbe venuto a separarmi dal mio bottino. Non mi definirei un cervellone in fatto di aggeggi e quant'altro.
Ma se potessi prendere in prestito un corpo, potrei essere in grado di aiutarti. Qua. Qua. Eccoti qua. Oh! Non bello come quello vecchio, ma cavaldonato non si guarda in bocca. Giusto? Che simpatico. Ti adoro! Ti adoro, cazzo teschietto. Allora, vediamo di trovare qualche indizio su come illuminare questo nuovo posto. Primo, vedi se riesci ad accendere il braciere con quella tua bella fiamma. Ok, capitano. Certo, va bene illuminare la città, ma dovrai indirizzare la fiamma verso il mare per chiamare il traghettatore. Va bene, però ho visto strano ma familiare. Proprio quando pensavo che questa nebbia infinita mi avesse condannato ad annoiarmi a morte, ho sentito del vecchio Worthy urlare: terra in vista! Eppure non sembrava contento. Sì, davanti a noi c'era la terra, ma non c'era più il tempo di cambiare rotta per evitare di finire sugli scogli e di affondare. Dopo aver esplorato la grotta, siamo usciti per vedere le altre navi distrutte, anche un grande faro. Che strano, la mia ciurma è sicura che prima non ci fosse. Beh, abbiamo acceso il faro e ho deciso che un membro della ciurma faccia da custode del faro. Finché è illuminato, potremo essere salvati. Fino ad allora ho detto alla ciurma di creare dei rifugi da quelle navi affondate, magari anche una taverna. Che strano, ci si sente come a casa. Quindi quello che hai ucciso era un'altra ciurma, erano il guardiano del faro, era il pirata di un'altra ciurma a quanto pare. Quindi hai fatto arrabbiare i fantasmi di qualche altra ciurma? Accendi. Oi, that's the way. Though I think it looked better in the dark. Quindi? Ora, catturiamo l'attenzione del traghettatore. Come? Ah, devo regolare la lente del faro. Ok. Forse così. Ok. E questa sarà la Y. La X. Ok, ho capito. Dove lo trovo il tuo traghettatore? Forse di là. Forse devo salire un po'. Dove è sto traghettatore? Frank. Ah, devo cercare i bracieri a quanto pare. Ah, devo cercare dei bracieri. Qua e là per la mappa. Oddio, ma sarà orribile questa cosa. È orribile questa cosa. Vediamo se c'è qualche bracere qua. Niente di niente. Allora andiamo, giriamo ancora di più. No, giro verso destra. Verso destra. E vedete qualche faro da accendere? Io non vedo niente. Non so voi, ma io non vedo proprio niente. No, giro verso destra. Sapessi cosa sto cercando. Devo attirare l'attenzione di questi cavolo di... Oh, eccone qua un altro. Oh, ho capito. No. Ok, e poi anche l'altro qua su. Qua su. Ok. Ce l'abbiamo fatta. I clandestini dannati. Ecco, il faro è come nuovo e la nebbia si sta diradando. Voglio trovare una visuale migliore. Vedo delle vele all'orizzonte, ha ragione. Oh, ecco. Il traghetto dei dannati. Ma non pensare che il suo ponte ti dia il benvenuto. Oh, che culo. Non sopporto neanche che c'è con il salire al bordo. L'unico modo per navigare su quella nave è farlo clandestinamente. Mio Dio. Devo risalire su. Mi chiedo se il loro piccolo segreto sia ancora nascosto da queste parti. Credo che se fossi caduto sulle scogliere avrei fatto una brutta fine. La chiave della mia cabina, dopo tutti questi anni. Fermo, capitano. Mi sto perdendo tutto. Ah, il custode ha fatto la spia con gli altri. La mia nave è in gioia per le orbite, credimi. Arrivo. Quindi sarai tu a dovermi trasportare ancora una volta, almeno finché non raggiungiamo la mia nave. Arrivo, capitano! Mi dia un secondo. Mi dia due secondi. Anzi, mi dia quattro. Sto arrivando. Ho fatto quell'attacco caricato che non pensavo mi buttasse giù. Invece, come un cretino. Capitano, dove sei? Capitano! Eccolo qua.
Devo riprendere la testa? Sì, devo riprendere la testa. Però stavolta saltiamo. Stavolta saltiamo intenzionalmente nell'acqua, senza farci male, sperando di non farci male. Oh, sono caduto! Oh, Gesù! Ok, mai più. Non si salta più in questo gioco, non importa, basta. Basta, non si salta più. Dammi le mie provviste. Mangia un po' di melagrana. Mmm, che buono. Mangia un po' di guava o papaya, qualsiasi cosa sia. Dammi tutto il cibo. Ok. Perfetto, capitano, ce ne andiamo. Siamo ancora vivi. Sono contento che un po' di melagrana mi abbia riparato le ginocchia rotte. Capitano, mi racconti un'altra storia. Forza! Capitan Baffetto ha tante cose da condividere. Oh, si sta riaccendendo tutto. Ecco qua. Sai in bocca? Sì, immaginavo di doverti mettere qua. Ecco. Ah, è una chiave in bocca. Oh, Gesù. Ah! La mia golden hair. La nave più veloce di tutti i mari. È un po' danneggiata, eh? Un consiglio, bisogna sempre avere un modo segreto per tornare alla propria nave. Alla mia cabina, vieni qua, fatti prendere. La tua nave è un po' danneggiata, eh? Per essere la nave più veloce del mondo. Ci ha messo poco a schiantarsi. Allora, dove devo andare? Alla tua cabina. Dov'è la tua cabina, signorotto? Signorotto, la sua cabina, dove si trova? Signorotto, la sua cabina. Di qua? Ho un'altra scala, eccola qui. Su. Siamo quasi. Ammazza, il tuo equipaggio ha fatto proprio una brutta fine. Capitano, sul ponte. Ci dispiace, capitano. Siamo fatti prendere una mano, non intendevamo arrivare a quel punto. No, ti abbiamo solo ucciso, ci dispiace. Dicevo io che non ci saremmo mai dovuti ammutinare. È bello averti tra noi, capitano. Che deficiente. L'hanno solo ucciso, sapete com'è. Ne ha staccato la testa e l'ha rinchiuso dentro la gabbia. Ottimo. Oh, capitano. È bello rivederti al tuo posto. Certo che ero più alto di così. Prima che ti decomponessi. Questa chiave ti farà entrare nella porta secondaria dei miei alloggi. Perché qui è dove ci separiamo. C'è una barca a remi laggiù che ti porterò al traghetto, silenziosamente, come un topo in chiesa. Mi chiedo se sai davvero cosa ti aspetta nella sua stiva. Non tutti i tesori sono fatti di argento e oro. È vero, la mia ciurma è libera, ma ho ancora un sacco di cose a cui pensare. Forse un giorno ci incontreremo di nuovo. Sono contento di averti incontrato. Eri davvero un bel teschio parlante. Molto gentile. Prima di rimanere intrappolato qui mi sta dando la chiave. Che gentile che sei. Oggi hai fatto felice un vecchio lupo di mare. Questa chiave è il minimo che possa fare. Ma fidati che mi hai tenuto una bella compagnia finora. Fidati di me. Forza. Apri. Guarda dove metti i piedi. Il tesoro che mi ha maledetto potrebbe essere ancora qui in giro. Ok. Purtroppo però non posso aprire questi forzieri che sono pieni d'oro. Ah, come vorrei fare una nuotata tipo la Daffy Duck. Scollega la barca a remi. Vorrei proprio farmi una nuotata alla Daffy Duck, lì. Al zio Paperone. Tieni premuto Q per far rallentare la barca. Avete presente tipo una nuotata alla zio Paperone? Oh, il forziere della barca a remi. Forza, forza. Ah, e come si? Forza. Ah no, aspetta, no, no, aspetta. Forse devo usare Q per rallentare. No, mi fa fare. Ah, io ho invertito. No. Ah, A e D, ok, ho capito. A e D devo premere in simultaneamente. Ok. Oh, ormai... Dai, era così semplice. Devo semplicemente ormeggiare... Forza, gira meglio. Gira meglio. Forza, dobbiamo riprovare. No, gira di più.
No. Che diavolo stai facendo, ragazzo? Oh, mannaggia a te, ti odio. Odio guidare sta... Porca vela. Non c'è modo per farla girare, ora mi sto schiantando. Ah, porca miseria. Ma porca miseria. Ma porca miseria, sono il peggior capitano della storia. Forza. Forza. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Nuota, più in fretta, riproviamo. Devo andare là e ormeggiare la barca. È un bel unicorno hai lì, eh. È un bellissimo unicorno lì. Ce la possiamo fare. Perché non stai più girando? Mio Dio, ti odio. Ok. A quanto pare devo lasciare andare A ancora prima e poi tenerlo premuto fino alla fine. Così, una roba tipo così. Ok, ora ho capito. No, 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 ormeggio. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta a salire sul ponte. Mannaggia, oddio mio. Ah, ce l'abbiamo fatta. Però, terminiamo qui l'episodio per ora, gente. Torneremo nella prossima puntata per scoprire che cosa si nasconde a bordo di questa nave fantasma. Che si apre di qui. No, non si apre neanche di qui. Allora si apre di qui. Oh no, c'è una scala. Comunque, torneremo nella prossima puntata. Per ora salutiamoci qui. Ho una puntata epica dove abbiamo incontrato il capitano maledetto della nave... rossa? Come si chiama quella nave? Non mi ci ha detto il suo nome. Comunque, salutiamoci qui per ora. Ci vediamo nella prossima puntata. Ricordate di lasciare un commento, un like, se vi è piaciuto l'episodio. Magari di iscrivervi al canale per sostenermi. Vi auguro una bellissima serata e... bella bella!